Questa. Gesù, quando è salito al cielo, dove è andato a finire? Ecco, il cielo, voi lo sapete, non è che Gesù è salito su in alto, ha bucato la stratosfera con un razzo e poi non si è visto più. No, il cielo non è materiale. Il cielo indica la gloria di Dio e dei santi. È la casa di Gesù, ma il cielo è in mezzo a noi, come quando Gesù è venuto, è nato, non ha lasciato il cielo, ma l'ha portato qua giù, così quando lui è salito alla gloria del Padre ha portato tutti quanti noi. Insomma, per farla semplice, ritorniamo alla domanda. Gesù mantiene la promessa, è con noi anche oggi, ha detto tutti i giorni, quindi anche oggi, 16 maggio 2010, certo, Gesù è con noi. Noi poco fa abbiamo cominciato il Vangelo, avete sentito il diacono dal Vangelo secondo Luca, ma alla fine abbiamo detto parola del Signore. Dunque il Signore ci ha parlato e tra poco sentirete quelle parole di sempre in ogni Eucaristia: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Non è il mio corpo di me, Francesco Lambiasi, per carità per voi innanzitutto, ma è il corpo del Signore Gesù. E quando voi venite qui a ricevere la comunione, il corpo di Cristo. Ma per voi ragazzi oggi, per voi 53 ragazzi che sono proprio contento di incontrare, poco fa ne ho cresimati 51, voi battete anche questo record della giornata, 53, oggi c'è un dono speciale, lo Spirito di Gesù. Io sono sicuro che se adesso facessi un giro virtuale nelle vostre case, entrassi con voi, perché senza di voi non mi permetterei mai, nella vostra cameretta, sono sicuro che almeno in più d'una troverei sulle pareti i poster di quel cantante, di quel calciatore, di quella danzatrice, di quella diva dello spettacolo. Questo può essere anche una cosa simpatica, però la domanda è questa: tu che fai tanto tifo per quel calciatore, poi però quando ti trovi a fare la tua partita di calcio, di calcetto, ti ritrovi le tue gambe, mica c'hai quelle di Totti o di qualche altro. Con Gesù è diverso, non ditemi di no, ma non è possibile che voi, che avete fatto il catechismo, che avete fatto anche il ritiro per la crisima, che avete fatto certamente anche qualche pellegrinaggio, avete vissuto qualche bel momento, non ci sia stato qualche momento in cui vi è venuto da pensare poter vivere come Gesù. Ecco, poter vivere come Gesù, che è vissuto così, a mani aperte e a braccia spalancate. Mai. C'è scritto nel Vangelo che Gesù ha preso qualcosa e se l'ha messo in bocca, se l'ha messo in tasca, quando quel ragazzo che stava lì nel deserto insieme a 5.000 persone e non avevano niente da mangiare, ha capito che Gesù non aveva niente, lui ha guardato il suo zainetto della merenda, ha visto che c'erano 5 panini e 2 pesciolini e ha capito che Gesù non aveva niente. Allora d'un balzo è arrivato da Gesù, si è fatto largo tra i suoi discepoli e gliel'ha offerti, come dire: Gesù, ecco la mia merenda. Un gesto di generosità che però Gesù non sfrutta per sé, non dice: bene, io il mio panino ce l'ho pronto e gli altri pazienza, gli do una benedizione, si arrangia. No, ma prese i pani, rese grazie, li spezzò e li dette e si moltiplicarono per tutta quella gente. Ecco, questo è lo Spirito di Gesù. Gesù ci dà il suo Spirito. Noi possiamo allora giocare la partita della vita con la grinta, con la forza, con la capacità di affrontare anche le difficoltà, di essere generosi, buoni, forti, delicati come Gesù. Questo non perché siamo bravi, ma perché Gesù ci regala il suo Spirito, che è lo Spirito Santo. Ragazzi, la predica è finita, adesso tocca a voi, però vi voglio fare 2 auguri. Il primo, che questo Spirito Santo che voi ricevete lo lasciate scatenare, non lo teniate lì impacchettato, imprigionato in un file del vostro cuore, ma lo lasciate scatenarsi, sprigionarsi
in modo che voi possiate vivere una vita a misura di Gesù. Questo è il cristiano. Questo è il cristiano, che sempre, quando cammina, quando lavora, quando prega, quando mangia, quando si diverte, lascia scatenare dietro di sé lo Spirito Santo. E il secondo augurio è questo, poi ve ne farò un terzo alla fine, ma il secondo è questo. Se io adesso vi chiedessi, ma fra 10 anni, fra 20 anni, cosa vorresti fare nella vita? Come vorresti essere? Sono sicuro diversi di voi mi direbbero, ma io vi auguro che il patto d'amicizia che state per fare con Gesù è un patto d'amicizia, eh? Lui impegna il suo spirito e voi impegnate la vostra vita. Allora, questo patto d'amicizia vi aiuti a trovare la vostra strada, che sia una strada all'insieme della generosità, che molti di voi possano formare delle belle famiglie cristiane, perché la famiglia è bella, non date retta a storie, mi raccomando, non date retta alle telenovele, per cui un uomo nella sua vita deve passare per 2, 3, 4 matrimoni, o una donna. No, la famiglia cristiana è bella, quante famiglie cristiane io ho modo di incontrare. Che molti di voi, grazie a questo Spirito di Gesù, possono scegliere la strada del matrimonio cristiano, ma che qualcuno che si sente chiamato, come mi diceva un giovane ieri sera di Riccione che mi ha accompagnato a casa, che è un ingegnere biomedico, 25 anni, quando gli ho detto, ma il Signore ti ha dato la vita per farti essere uno dei, non so se sono migliaia, milioni, quanti saranno, di ingegneri biomedici nella vita? Dice, no, veramente io da qualche tempo sto pensando, mi piacerebbe andare missionario, a portare il nome, lo Spirito di Gesù, anche alla gente che non l'ho mai sentito in Africa, in Asia, da qualche parte. Che bello, bello, che qualcuno di voi, se sente questo desiderio nel cuore, non dica di no. Sarà felice per tutta la vita. Ora facciamo in questo modo. Coloro che sono seduti, padrini e madrine, restano seduti, si alzano solo i 53 ragazzi della Cresima con le loro catechiste o catechisti a fianco. Adesso vi invito a rinnovare la vostra fede. Lo facciamo con la rinuncia a Satana, allo spirito del male. Ragazze, ragazzi, mi interrogo nel nome del Signore davanti a tutta la comunità cristiana. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, che è Signore della vita e che oggi, per mezzo del sacramento della confermazione, viene in modo speciale a voi conferito, come già agli apostoli, nel giorno di Pentecoste. E credete nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla, e voi e noi ci impegniamo a viverla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.